È un progetto questo che stiamo oggi presentando, che è relativo alla riqualificazione, alla, o meglio alla valorizzazione di quel centro storico della municipalità di Pirri, che acquista un valore non solo per la municipalità e per i suoi cittadini, ma per Cagliari tutta. È un percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa con la Presidente, con Luisella Ghiani, incentivando anche la nascita dell'Associazione Culturale Suvortali, che poi presenterà il progetto, e che sulla scia di una narrazione che ogni anno viene declinata in modo diverso, aiuta a sia i cittadini che i turisti che i visitatori ad avere uno sguardo nuovo su Pirri, uno sguardo nuovo ridando a Pirri quella storicità, quel valore, quell'identità anche produttiva e commerciale che di fatto aveva. Quindi io devo dire la verità, quando Luisella Ghiani mi ha presentato il progetto, ne abbiamo discusso assieme tante volte, non potevamo che sposarlo, per cui io intanto la ringrazio e ringrazio anche l'associazione per il lavoro che lei sta facendo in termini di sensibilizzazione, di valorizzazione dell'identità che Pirri ha e del valore che ha rispetto a tutta la città. Passeggiata d'autunno tra le antiche case del vino, questo è il tema di questa manifestazione, che prende lo spunto proprio da ciò che diceva prima l'assessore, cioè dal desiderio e dalla volontà di questa municipalità di voler, per quanto possibile, puntare ad una riqualificazione del centro storico, partendo però dalla valorizzazione dell'esistente. E il centro storico di Pirri è caratterizzato appunto dalle sue case campidanesi, che volevamo assolutamente mettere in evidenza ed aprirle al pubblico. E in questo ovviamente ci hanno aiutato con molta generosità i proprietari delle case campidanesi, che a partire dall'anno scorso, su nostra sollecitazione, si sono costituiti in associazione culturale, che di anno in anno si estende, si amplia ed accoglie nuovi aderenti. E il progetto, perché questo progetto, perché questo titolo? Questo titolo rappresenta un po' quel filo ideale che unisce le case campidanesi in un percorso che è quello proprio di valorizzazione e di riscoperta dell'identità di un luogo e di un territorio che non è, come impropriamente viene talvolta definito, una periferia, ma è un centro che è stato comune autonomo, un centro che è assolutamente vitale, così come lo è il centro storico di Pirri, un centro pulsante, vitale, dove c'è attività commerciale, attività artigianale, e noi su questo puntavamo. Quindi questo filo rosso, io in questo mi voglio unire idealmente al progetto di Cagliari, che rifacendosi all'opera di Maria Lai, Ricucire il mondo, vuole proprio in qualche modo unire i diversi territori, unire le competenze, le professionalità, i saperi dei diversi territori, delle diverse competenze che sono presenti. E quindi questo filo rosso a cui noi ci uniamo, che vuole valorizzare e unirsi al progetto di Cagliari Capitale, candidata a Capitale della Cultura del 2019, vuole aggiungere un ulteriore tassello, quindi un'ulteriore ricchezza, un ulteriore elemento di preziosità in una progettazione che è assai ricca, che parte dalla rigenerazione urbana, ma che si coniuga con tutte le produzioni culturali che sono in essere nel territorio della città. Quindi un filo che attraversa anche Pirri e idealmente, come dicevo prima, lo unisce alla città di Cagliari, passando attraverso le peculiarità del nostro territorio, che sono appunto le nostre case campidanesi e la sua storia. La storia che passa necessariamente attraverso la cultura del vino. E non per niente, insieme alle case, elencate poi nelle locandine che avete a disposizione, ci sono anche la distilleria come punto di partenza di questo itinerario, che è stato progettato dall'Associazione Suvortali, dove si svolgerà una conferenza. E ricordiamoci che la distilleria è un po' il luogo simbolo di Pirri, il luogo della produzione industriale del vino. Si snoda questo filo rosso attraverso le case campidanesi e anche arriva al Dazio, l'ex Dazio di Piazza Italia, che nel Novecento era la borsa del vino. E
per arricchire la proposta culturale passa anche attraverso la visita alle chiese dove sono custoditi, in particolare nella chiesa di San Pietro, dei tesori d'arte di inestimabile valore. Quindi questo è il progetto identitario e culturale che la municipalità con l'assessorato di Barbara Argiolas e l'associazione Suvortali vogliono portare all'attenzione di tutti i visitatori. L'anno scorso 4.000 visitatori hanno avuto l'opportunità di vedere questi tesori. Volevo ringraziare gli organizzatori della manifestazione, l'associazione Suvortali, per aver appunto organizzato questo importante evento, e anche la municipalità di Pirri, perché in perfetta sintonia con l'amministrazione lavora per valorizzare il territorio in maniera eccellente. Penso che iniziative come queste siano molto importanti per valorizzare Pirri, ma non solo, tutti i quartieri della città, e possano essere realizzate grazie al contributo dei proprietari di queste meravigliose case, che generosamente le mettono a disposizione della cittadinanza proprio per far conoscere il territorio. All'associazione il merito poi di accompagnare ovviamente la possibilità di visitare le case con tutti gli eventi che abbiamo visto, e con la promozione anche delle attività artigianali, perché penso che non siano mai abbastanza le iniziative che ci consentono di entrare a contatto con quella che è la nostra cultura e la nostra identità, di cui ogni tanto tendiamo a dimenticarci. Spero che la manifestazione sia di buon auspicio, perché come ricordava l'assessore Argiola, peraltro venerdì 17 scopriremo, verrà espresso il verdetto per chi sarà la capitale europea della cultura nel 2019, e apprezzo molto anche che in una delle case, nella Casa Podaru, che verranno aperte in questa circostanza, siano esposti dei lavori di Maria Lai, che è un po' la nostra guida in questa candidatura, e tra l'altro è un'occasione per raccogliere tre artisti intellettuali che io amo molto, che appunto sono Maria Lai stessa, Giuseppe Dessì e Costantino Nivola, che si riuniscono in questa casa per questa occasione, tra l'altro creando anche nuove sinergie con altri territori, perché questa circostanza diventa un'occasione anche per mettere in rete Cagliari con Ulasse, con Orani e con Villa Cidro in questo caso. Quindi davvero grazie e speriamo bene per la nostra città e per le iniziative future.